Buongiorno a tutti e bentrovati nuovamente da Ankara. La settimana da queste parti si sta aprendo con toni abbastanza concitati e anche con una sorta di originalità. Soltanto ieri sera è giunta la notizia delle dimissioni di Berat Albayrak, ministro dell'economia e delle finanze, nonché genero del presidente Erdogan. Le dimissioni sono state rese pubbliche tramite un post sulla pagina Instagram dello stesso ministro. E hanno destato non poche perplessità, innanzitutto perché tutti i media nazionali non hanno riportato nei vari TG la notizia, secondo poi perché appunto da parte di Erdogan non vi è stata ancora nessuna reazione. Si vocifera di un grande malcontento tra i due riguardo la nomina del nuovo governatore della Banca Centrale di Turchia. Sabato scorso infatti Erdogan ha rimosso il governatore della Banca Centrale di Turchia e l'ha sostituito con una figura già nota tra le file dell'AK Party, nonché ex ministro delle finanze, Naci Akbal. Il tutto avrebbe creato dei malcontenti tra il suocero e il genero, malcontenti generati anche dal fatto che l'economia turca comunque non sta versando in buone acque. Ultimamente la lira turca ha registrato un nuovo affondo sull'euro e il dollaro e ad oggi siamo a circa 10 lire sull'euro. Quindi sostanzialmente dei dati che destano non poche preoccupazioni considerando che anche il tasso di inflazione continua ad essere a doppia cifra e il livello di impoverimento delle persone si sta ampliando. D'altro canto non desta neanche un grande un ottimismo la nomina all'elezione del nuovo presidente americano Biden, che in precedenza aveva comunque espresso un certo disappunto nei confronti di Erdogan e della sua amministrazione, tant'è vero che lo stesso presidente turco non ha ancora inviato le congratulazioni alla controparte americana. Il tutto quindi apre nuovi scenari e sostanzialmente si profilano delle nuove fratture di crisi all'interno del contesto domestico, politico ed economico turco, ma anche con delle ripercussioni interessanti dal punto di vista regionale e internazionale che non mancheremo di seguire. Da Ankara è tutto, un caloroso saluto a tutti.